parlo sempre con il pubblico per lavoro, però quando sono davanti ai miei compaesani mi sento sempre un tantino emozionata. E allora, questa sera, lo sapete, siete qua per assistere a questo spettacolo che ha questo titolo così forte, Pasqua, il viaggio, la luce, che come sapete è un'iniziativa organizzata dal gruppo Prologo, dove un gruppo, un piccolo gruppo guidato da Carlo Rao, ha pensato proprio di organizzare un qualcosa che valorizzasse proprio questo periodo, il periodo di Pasqua. Però prima di parlarvi un attimo dello spettacolo, avevo il piacere di invitare qua vicino a me il presidente della Prologo, Franco Cilluffo. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Ti passo subito il microfono, così almeno ti leggo subito le commenze, quelle principali, e poi diamo un'ulteriore spiegazione. Bene, grazie Maria Teresa, buonasera a tutti voi per essere venuti. Aver voluto partecipare a questo spettacolo che stiamo organizzando. E innanzitutto vorrei fare come solito i ringraziamenti e i saluti. Mi corre l'obbligo di ringraziare il parroco Don Franco per averci messo a disposizione questa chiesa e tutti gli altri locali dove stiamo realizzando le varie attività inerenti alla Settimana Santa 2024. Ringraziamo l'amministrazione comunale. Poi volevo dire anche che la Prologo di Collesano già dallo scorso anno sta portando avanti il progetto Settimana Santa a Collesano con l'intento di valorizzare ancora di più la cerca della nostra famosa Via Crucis, realizzando vari eventi collegati alla passione di Cristo, come il concerto della banda musicale che si è svolto ieri sera, il recital di questa sera, che è una nuova attività che la Prologo sta mettendo in scena, diciamo, la rappresentazione quest'anno di tre quadri della Casazza. L'anno scorso abbiamo realizzato un quadro soltanto, quest'anno abbiamo voluto provare con tre quadri. Li facciamo in forma stabile, non itinerante come era la Casazza una volta, perché non ci sono più i mezzi, quindi cerchiamo piano piano, sperando anche che tanti giovani vogliono partecipare nel futuro e quindi poter realizzare altri quadri di 3, 5, 7, quelli che riusciremo a fare. Poi questi sono poi gli appuntamenti che abbiamo fatto: l'intervento del gruppo Lamentatore di Geraci per sabato prossimo, sabato santo, e la performance fotografica del fotografo Pippo Nicoletti di Enna, che si mette a disposizione per le nostre attività e ringraziamo sentitamente. Permettetemi un ringraziamento particolare a Carlo Rao, che ha portato avanti questo progetto insieme a tutti i ragazzi dello staff. Li voglio nominare uno a uno perché meritano veramente di essere ringraziati: Fabrizia, Maria Teresa, Grazina, Pasquale, Alessia, gli insostituibili Deborah e Nuccio, che hanno fatto un lavoro veramente eccezionale. È il maestro Luca Di Martino, che ha sposato questa iniziativa e ha realizzato le musiche originali che ascolterete in seguito. Infine, ringrazio ancora Olena e il figlio Mastin, la famiglia ucraina che ospitiamo qui a Collesano, per essersi anche loro messi in gioco a disposizione del copione realizzato da Carlo, recitando una bellissima poesia nella loro lingua, con la speranza che possa ritornare la pace nel loro paese. Quindi ho finito, Maria Teresa. Dice, ho parlato tanto. Vi ricordo l'appuntamento di giovedì sera con i quadri della Casazza. Spero che sarete numerosi e verrete a gustarvi quell'altro spettacolo. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. E allora, ritornando al titolo, Pasqua, il viaggio, la luce. Già attraverso le parole del titolo avrete ben compreso come tema centrale del nostro lavoro sia proprio la Pasqua. Un periodo festivo sicuramente carico di pathos, di contenuti profondi, che essenzialmente celebra ciò che si identifica con la speranza, ovvero quella luce che nel mondo cristiano trova ogni anno la sua massima espressione nell'attualizzazione del sacrificio legato alla figura di Gesù Cristo Redentore, morto e risolto per la salvezza e la rinascita di tutta l'umanità.
Dunque, resurrezione, salvezza, rinascita, speranza, certamente temi di grande impatto ideologico, che creano non pochi dissidi interiori, ma che generano anche la necessità di coglierne l'essenza, non solo per soddisfare quel disperato bisogno di certezze che ci attanaglia nella quotidianità dell'esistenza, ma principalmente per ritrovare un diretto contatto con quella parte eterea e intangibile che ciascuno custodisce nel proprio cuore. Stasera, in questa sede, vorremmo dunque condurvi in un viaggio immaginario, capace di entrare nei significati più profondi della Pasqua. Un cammino dove a guidarci sarà la lettura di testi tratti da alcune opere di carattere religioso e non. Lettura accompagnata da immagini, da suoni, da luci, per dare il massimo della suggestione e stimolare quel bagaglio emozionale e percettivo che risiede in ciascuno di voi, affinché tale viaggio si possa alla fine trasformare in quel viaggio interiore, capace di sconfiggere tutte le paure, tutte le insidie, le difficoltà e gli ostacoli, e ritrovare così quella luce eterna che genera emozioni positive e buoni propositi, ma principalmente amore, quell'amore che si traduce in gioia di vivere sempre e comunque. Sperando che possa esservi cosa lieta, vi auguro buona visione e buon ascolto. Grazie. Deve
miei occhi vagarono lontano prima che li chiudessi dicendo: ecco. Il grido e la domanda: dove? Si sciolgono nelle lacrime di mille fiumi e inondano il mondo con la certezza: io so. Vi sono tante forme di deserto. Vi è il deserto della povertà, il deserto della fame e della sete. Vi è il deserto dell'abbandono, della solitudine, dell'amore distrutto. Vi è il deserto dell'oscurità di Dio, dello svuotamento delle anime senza più coscienza della dignità e del cammino dell'uomo. I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo perché i deserti interiori sono diventati così ampi. Perciò i tesori della terra non sono più al servizio dell'edificazione del giardino di Dio, nel quale tutti possono vivere, ma sono asserviti alle potenze dello sfruttamento e della distruzione. Pilato,
Logica politica. Veronica. Umana pietà. Cireneo. Condivisione della sofferenza. Ladrone. Esperienza del riscatto. Centurione. Ricerca della verità. Giovanni. Accettazione del dolore. Maddalena. Esperienza dell'amore gratuito. Maria. Abbandono al progetto di Dio. Sapete, amici, io, Giuda, mi sono macchiato di una grave colpa. Ho venduto un amico. Ho barattato la sua vita e tutto quello che lui aveva fatto per me, con 30 sporchi denari. E ho imparato a mie spese che il denaro non compra nessuno, e se lo fa è per distruggerlo. Giuda, tu non sei stato l'unico. Anch'io, Pietro, ho tradito la fiducia e la stima di quel maestro che ho seguito per anni e al quale avevo giurato fedeltà. Sento un gran peso nel cuore, come se fosse più pesante di una macina, un pensiero insopportabile di inquietudine e di angoscia. Pietro, come sei stato vile e spergiuro, mentre Gesù, il tuo maestro, veniva trascinato dai suoi carnefici per essere immolato come olocausto di redenzione e di amore, tu, dimenticando l'amore che ti aveva elargito, lo rinnegavi e giurai anche di non averlo mai conosciuto. Attraverso lo sguardo che mi hai rivolto, mi hai fatto scendere nella mia anima l'assicurazione della tua infinita bontà e della tua indulgenza generosa. Tu, che ci hai insegnato ad amare e a perdonare, puoi comprendere la fragilità. Tu avrai ancora, avrai sempre per chi tradisce, per chi rinnega. Nel momento in cui riesci ad ammettere il proprio torto, una parola di perdono. Io, Pilato, ho imparato a non dare giudizi facili ed affrettati, guidati solo da logiche e pregiudizi umani, perché solo la verità ricercata e sofferta ci farà liberi. L'incontro con Gesù mi ha reso un po' meno arrogante. Ho perduto la certezza di essere il padrone della mia vita. Prima ero un romano che sapeva. Ora sono un romano che dubita. Ma dubitare e credere sono la stessa cosa. Solo l'indifferenza è atea. A me, Veronica, l'incontro col maestro sulla via che lo portava al Calvario ha fatto comprendere quanto sia bello imbattersi nel viandante, nel migrante, nel barbone, nel debole, nello straniero. Asciugare il loro volto e improvvisamente scoprirvi quello del Cristo. Hai ragione. Anch'io, il cireneo, quando ho aiutato Gesù a portare la croce che gli avevano posto sulle spalle, mi sono reso conto di quanto sia importante accorgersi della sofferenza di chi ci sta accanto.
di chi si trova da solo a sopportare un peso assurdo e incomprensibile e cercare di sorreggerlo con gesti di condivisione, di solidarietà, di amore. E cosa dovrei dire io? Il ladrone, stare accanto a Gesù e entrambi inchiodati ad una croce, mi ha fatto scoprire che anche i ladroni pentiti possono entrare in paradiso, precedendo i superficiali, i presuntuosi e i ben pensanti, troppo sicuri di essere nel giusto e quindi erroneamente a posto con la propria coscienza. Io, il centurione, ho scoperto che Pasqua significa anche ricercare appassionatamente la verità ed incontrarla nel volto del crocifisso. Figlio di Dio, che muore perdonando i suoi assassini e affidando lo Spirito nelle mani del Padre. Pasqua per me, Giovanni, significa accettare con docilità il mistero del dolore nella propria vita, affrontarlo con la speranza nel cuore, asciugandosi le lacrime dal volto e meravigliandosi sempre perché dall'apparente morte nasce la risurrezione. Il mio incontro col Maestro ha segnato per me, Maddalena, l'inizio di una vita nuova. Per la prima volta ho cominciato a sentirmi amata e perdonata gratuitamente. E ho imparato a vivere questo rapporto d'amore anche quando la morte non lascia sperare più niente, perché l'amore non scende nella tomba, ma rimane nel cuore. Fin dal momento dell'annuncio dell'angelo, io, Maria, ho compreso quanto sia importante accogliere con fede un progetto misterioso e viverlo con immutabile fede anche dinanzi a sconfitte umanamente assurde, perché nulla è impossibile a Dio. Quando mio padre è morto, ho capito che la sola cosa che la morte ci insegna è amare è urgente. Da 30 anni tutti avevano un'opinione sul mio destino. Io no, etichettato come pio e come empio, riconosciuto, ignorato, ricordato, adorato. Deriso, venerato, ascoltato, disprezzato, interrogato, sono fuggito. Nel deserto
tornai ad essere il bambino di Nazareth. A quel punto si verificò la caduta che ha ribaltato la mia vita. Attorno a me nient'altro che spazio, il puro fluire del tempo. Ecco che improvvisamente ho cominciato a cadere. Cadevo, precipitavo dentro me stesso. Ero sceso nella fucina della vita, laddove tutto si fonde e si decide. Dentro di me non trovavo il buio, provavo una sensazione nuova, terribile, gigantesca, unica, inesauribile. Provavo un appagamento totale in fondo a quel deserto. Avevo trovato Dio. Al 39° giorno mi decisi a fare il ritorno tra gli uomini, quando un pensiero mi folgorò. E se fossi stato tentato dal diavolo? E se avessi ceduto alle illusioni di Satana? Dovevo trascorrere nel deserto una 40ª notte. Quella fu la notte di tutte le immersioni. Ciò che mi sembrava chiaro mi diventava oscuro. Là, dove avevo visto il bene, scorgevo il male. Il mattino del 40° giorno, semplicemente, ho fatto la scommessa di credere che le mie cadute, le mie gravi meditazioni, mi conducessero a Dio e non a Satana. Nel pozzo senza fondo ho scoperto un nuovo insegnamento: amare l'altro. Rispondere all'aggressione con l'aggressione, occhio per occhio, dente per dente, non ha altro risultato che moltiplicare il male, legittimarlo. Non è difficile amare coloro che ci amano. Bisogna amare anche coloro che non ci amano e persino i nostri nemici. Aspiravo solo ad una rivoluzione. Una rivoluzione interiore. Di non mostrarmi all'altezza del mio compito. Temevo e
ancora tempo stasera. Gesù di Nazareth riuscirà ad essere all'altezza del mio cuore. Temevo, è ancora tempo stasera. E se il dolore chiudesse il pozzo, e se non mi rimanesse che una voce, una povera voce umana per urlare, per lasciare gridare la mia carne, per far fuggire l'agonia, ho riunito i 12 discepoli della prima chiamata. Le mie mani e le mie labbra tremavano, perché io solo sapevo quello che era il nostro ultimo incontro. Pensate sempre a me, a noi, alla nostra storia. Anche quando non ci sarò più, la mia carne sarà il vostro pane, il mio sangue la vostra bevanda. Quando ci siamo, si diventa unità. Li ho visti fremere. Qualcuno cominciava a lacrimare. Figlioli miei, voi piangerete all'inizio, ma la vostra afflizione si trasformerà in gioia. In verità vi dico, uno di voi presto mi tradirà. Un freddo, incomprensione, li ha attraversati tutti. Geba, il solo che aveva capito, era sbiancato. I suoi occhi neri mi fissavano. Aveva compreso, doveva vendermi. Ho sostenuto il suo sguardo. Soltanto a lui potevo chiedere quel sacrificio che avrebbe preceduto il mio. Mi ha inteso. Esco. Devo vedere qualcuno. Con tutto l'affetto che ero in grado di esprimere, gli ho detto grazie. Mi ha sussurrato all'orecchio: il terzo giorno ritornerai, ma io non ci sarò più e non ti stringerò fra le mie braccia. Geba, cosa intendi fare? Venderti al Sinedrio, condurre le guardie al Monte degli Ulivi, identificarti, poi andrò a impiccarmi. No, Geba, io non voglio. Se tu vai a farti crocifiggere, perché io non posso andare a impiccarmi? Geba, io ti perdono. Io no. Ed è uscito. Mia madre aveva indovinato tutto. Sono andato a sedermi accanto a lei. Ha voluto subito rassicurarmi, farmi capire che avrebbe accettato, che aveva già accettato tutto. Non ho mai vissuto per me stesso e nemmeno morirò per me stesso. Mio Dio, fa che fino all'ultimo istante io sia all'altezza del mio destino, che il dolore non mi faccia dubitare. Coraggio, terrò duro, resisterò, non un grido mi scapperà. Ma come sono lento nel credere, come forte la natura contro le grazie. Eppure devo avere fiducia. Ciò che temo non è nulla in confronto a ciò che spero. Ma ecco, la corte fa la sua comparsa tra gli altri. Geuda regge una lanterna e guida i soldati. Si avvicina, mi addita, ho paura, dubito, vorrei salvarmi. Padre mio, perché mi hai abbandonato? Ogni cammino è un mistero, non sai mai dove ti porterà. Spesso devi vivere ciò che non vuoi, provare ciò che non desideri, ritrovarti là dove non avresti mai immaginato. E una madre è tutto questo. Sono
più antichi alberi che l'uomo abbia conosciuto. Da sempre a noi vivi hanno riconosciuto grande importanza, sia per i frutti che siamo capaci di produrre, sia per gli avvenimenti della nostra storia. Come quella volta in cui la colomba portò a Noè, come segno di pace, uno dei ramoscelli vivo, o la sera in cui il maestro venne a pregare nel Getsemani. Mentre gli altri discepoli che erano con lui pregavano, lui si spostò e pregò dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». In questo momento avrei voluto avvolgerlo con i miei rami per proteggerlo, asciugare il suo sudore che si fece sangue e fondermi con lui. Anche se questo non accadde, poi ci trovammo nuovamente insieme, nel momento più triste della storia. Il legno del mio albero fu fatto croce. Da allora, quando si parla di noi, si pensa a Cristo, olivo verdeggiante, dalla cui vita donata sgorga la pace, la riconciliazione, la risurrezione. Io sono una palma. Il mio frutto è dolce come il miele. Nutre i nomadi e gli abitanti del deserto. Noi palme siamo famose per le nostre lunghe radici, con le quali assorbiamo l'acqua nascosta nella profondità della terra e cresciamo rigogliose nel deserto e nelle zone aride, rimanendo sempre verdi, cioè vive. Come le nostre radici sono radicate nella terra, così il giusto è radicato nella parola di Cristo e si innalza verso Dio. Anch'io ricordo quando lo incontrai. Era giorno di festa e tutti presero i nostri rami e uscirono incontro a lui, acclamando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore». Anch'io, uomo, ho una storia molto antica. Nella tradizione pagana e mitologica avevo il significato di rinascita, in particolare in primavera. Gli antichi romani mi sotterravano dipinto di rosso nei campi coltivati, in modo da propiziarne la fertilità. Per i cristiani sono simbolo di vita. Racchiudo una nuova vita dentro di me, così come il sepolcro ha custodito il corpo di Gesù e si è schiuso garantendogli la rinascita dopo la morte, verso la vita ultraterrena. Ascoltatemi, anch'io, la colomba, ho qualcosa da raccontarvi. Incarno la bellezza, la tenerezza e la fedeltà dell'amore. Sono simbolo di purezza, di libertà, di ricerca appassionata di Dio e anche messaggero di pace. Sono ritornata da Noè tenendo nel becco un ramoscello d'olivo, cosicché capisse che le acque del diluvio si stavano ritirando e il castigo divino si era concluso. Da quel momento Dio fece pace con l'umanità peccatrice. Iniziò una nuova storia fondata sulla sua fedeltà che non si ferma al male compiuto dall'uomo, ma continua a manifestare il suo amore e la sua misericordia. Dopo tempo ebbi la gioia di posarmi sul capo di Gesù quando venne battezzato da Giovanni Battista. Rappresento la primizia del Grece. Sono l'agnello, simbolo di dolcezza, di semplicità, di innocenza, di purezza e di obbedienza. Per il mio comportamento e per il mio colore bianco, purtroppo sono destinato ad essere sacrificato. Come Abramo immola il luogo del figlio Isacco, così Gesù,
come vittima espiatoria, prende su di sé i peccati dell'umanità e si sacrifica per salvarci dal male. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Sono anche emblema degli apostoli e in genere di tutti i semplici o gli innocenti, ovvero uomini santi e peccatori redenti. Infine tocca a me la campana. Sentite che bel motivo. Risuono a festa, richiamo le genti, ricordo gli eventi. Esprimo l'allegria dei primi testimoni della Pasqua, della Maddalena, dei discepoli di Emmaus, dell'incredulo Tommaso che toccò con mano, di Pietro che si sentì chiedere «Mi ami tu?» da colui che amava sopra ogni cosa e che credeva scomparso per sempre dalla sua vita. Il Redentore è risorto. Alleluia, alleluia. Un esercito pacifico di donne, madri e nonne, con un fazzoletto bianco al posto dell'elmetto e in mano, a mo' di fucile, una fotografia del figlio o nipote scomparso durante la dittatura militare argentina. A Plaza de Mayo, donne, unite per chiedere verità e giustizia, per ritrovare il loro caro scomparso, per combattere la violenza del regime e affermare la forza inarrestabile dell'amore. Plaza de Mayo, ci siamo date appuntamento, tante di quelle volte che avevamo quasi cambiato residenza. Gli uomini in divisa ci strapparono i figli e pure i nipoti, desaparecidos, dispersi, persi, annullati, trafugati, venduti, uccisi, crocifissi. Plaza de Mayo, piangiamo, ridiamo, gridiamo, già, gridiamo tutto il nostro dolore, con la stessa forza con cui combattiamo, chiediamo, protestiamo, proprio come loro, i nostri figli, prima di scomparire. A Plaza de Mayo c'è la luce, quella vera del sole che ti guarda diritto negli occhi. Siamo donne in cammino, con l'unica vera nostalgia di un corpo che non c'è più, ma di un amore che è ancora lì, intatto, forte, potente, perché non puoi smettere di amare. Non sarebbe umano. La Pasqua nell'Europa settentrionale. La Pasqua è la solennità cristiana che celebra la resurrezione di Gesù Cristo, che ha sconfitto la morte e redento l'umanità dal peccato originale. Ma in tutto il mondo la Pasqua simboleggia anche il risveglio della primavera, la manifestazione dell'energia vitale nel suo mistero e nel suo splendore, che anche nelle piccole cose, in un fiore o in un paesaggio della natura, risveglia e risana il corpo e lo spirito con il suo tepore e la sua luce, dopo il freddo e il buio dell'inverno. Вже вкотре розцвіла вишнева гілка, і не вмовкає пісня солов'я. З тих місць, де народилася сопілка, де над струмком кружляє перепілка, і тішиться тонка душа моя. Тягається земля в зелені шари, теплом вільнуло з голубих небес. Вже на черемці одяг бачу спати, і хочеться усіх вас привітати. Христос воскрес, воістину воскрес! Анкор.
ciliegi silvestri di bianchi fiori, come fossero cotone. Vi dico con tutto il cuore, Cristo è risorto, è davvero risorto. La Pasqua è contraddizione, paradosso, come i nostri cammini. Il messaggio cristiano è gioia. Nonostante il dramma della sofferenza, in questo paradosso della gioia e della croce, la legge di Cristo determina la soggettività del cristiano e dunque l'esperienza della propria sofferenza. La resurrezione non può essere un ritorno alla vita precedente, ma l'inizio di una vita nuova, quella finale, che noi, per difficoltà di definizione, chiamiamo eterna. La risurrezione è il ritorno di tutto l'uomo alla vita, col suo sorriso, il suo affetto, e l'essere presenti e relativi gli uni agli altri. A lungo durerà il mio viaggio, e lunga è la via da percorrere. Uscii sul mio carro ai primi albori del giorno, e tu seguì il mio viaggio attraverso i deserti del mondo. Lasciai la mia traccia su molte stelle e pianeti. Sono le vie più remote che portano più vicino a te stesso, e con lo studio più arduo che si ottiene la semplicità di una melodia. Il viandante deve bussare a molte porte straniere per arrivare alla sua, e bisogna viaggiare per tutti i mondi esteriori per giungere infine al sacrario più segreto all'interno del cuore. I miei occhi vagarono lontano prima che li chiudessi dicendo: eccoti. Il grido e la domanda dove si sciolgono nelle lacrime di mille fiumi e inondano con la certezza: io sono. Два роки тому, коли ми приїхали до Колизану,
був перед день Великодня, і нам пощастилось побачити ваші чудові традиції, процесію. І ми були дуже щасливі і вражені масштабом того, що ми побачили. На жаль, в Україні досі триває війна. І ми з сім'єю вдячні Богу, що він привів нас до цього прекрасного міста колесану, що ми і наші діти можуть бути в безпеці. Ми дякуємо всім жителям, що прийняли нас з відкритим серцем. І дякуємо Богу, що ми можемо бути частиною вашої спільноти. Дякую. Бонасера. Io e mia figlia siamo molto felici ed onorati di essere stati invitati a partecipare a questa performance. Noi professiamo la religione cristiano-ortodossa, che presenta principi simili a quella cattolica. Quando siamo arrivati per la prima volta a Colesano, la vigilia di Pasqua di 2 anni fa, abbiamo avuto subito la fortuna di conoscere le vostre meravigliose tradizioni con le processioni e siamo rimasti molto stupiti e ammirati della portata e della bellezza di ciò che stava accadendo. Purtroppo le guerre in Ucraina continuano e io sono grata a Dio per averci portati qui, in questa cittadina, dove i nostri figli possono vivere al sicuro e dove siamo stati aiutati e accolti con cuore aperto. Ringrazio Dio di poter far parte della vostra comunità. Noi ringraziamo voi, oggi per aver partecipato, sono stati con noi, grazie. Allora, presentiamo tutti gli altri, no? Io per intanto voglio chiamare Carluccio, alias il principale. Un applauso per Carlo che ha lavorato notte e giorno. Poverina la moglie, che se lo deve assorbare. Carlo, ci vuoi dire qualcosa? Qualche breve parola? Vorrei rinnovare i ringraziamenti a chi è venuto qui questa sera, insomma, a vederci. Vorrei ringraziare tantissimo qualcuno del nostro staff, in particolare i nostri tecnici e gli elaboratori dell'immagine che sono stati bravissimi. Brava a voi, buona giornata. Se lo mettono, hanno lavorato tantissimo, anche se sembravano banalità, ma c'è un lavoro che non avete idea. Poi sono stato pure molto felice che Olena, Maxim, ucraini, hanno voluto partecipare insieme a noi per realizzare questo spettacolo. E si vede quando si vuole che l'integrazione è possibilissima in tempi brevissimi. Questa cosa buonissima è molto tagliata. Grazie ancora. Grazie Carlo, però voglio chiamare tutti, ovviamente Franco il presidente, Fabrizio Donato, Pasquale Rosateri, Grazina Sferruzza, Alessia Cillufo e Olena e Max Romanente. Grazie ancora, vi chiedo un applauso, che veramente spero che la serata vi sia piaciuta e vi abbia lasciato un qualcosa dentro per ricordare questo periodo particolare. Vi aspettiamo sempre, lo ricordo, giovedì sera per quella che sarà la continuazione degli eventi con i tre quadri di Casazza. Grazie mille a tutti coloro che sono intervenuti, un bacione, a presto. E ovviamente non posso che ringraziare anch'io sempre Debora e Lucio, perché voi dovete sapere che Carlo ogni giorno ci metteva il meno 15, meno 14 e loro poverini sono stati quelli che avevano subito più di tutti il countdown, vero? Ancora grazie. Buona